molleggiamento anche della parte destra della tuta. È già passato un anno dall'altra riparazione. Siamo nuovamente in terra. Abbiamo l'esperienza pratica dello scorso anno e procediamo con mirata energia. Si delimita la parte dell'intervento. Per sigillare le vie di entrata dalla base delle guance, qui hanno usato silicone. Nell'uso del silicone o della gomma, volendo sigillare la superficie, bisogna stenderlo uniformemente dopo aver delimitato la parte. Presentare in questo caso l'guance, metterlo in posizione facendo debordare il sigillante, fare seccare leggermente il sigillante per qualche ora o per un giorno e poi tirare. Se si tira subito, il sigillante lascia solo un velo di cipolla che non serve a nulla o almeno a poco. Qui lo dimostra tutto lo sporco dello smog e delle polveri che sono andate a infiltrarsi sotto la base. Figurarsi l'acqua e la sua capacità di creare capillarità. Partenza con Fe Multimaster, non gira, vibra. Lo può usare anche un inesperto. Fa pochissima soppolla. Se avete avuto fortuna di andare in sala gessi, è questa la macchinetta con cui hanno tagliato il gesso. PVC con inseparabile 1010 CFS, sempre con microfiller powder. Fate il primo strato, ancora uno strato di PVC. Mentre asciuga, si parte con l'antivegetativo. Si spiana il PVC e per fare pandan, anche qui mettiamo uno strato di compensato buono già preparato e trattato con 1010 CFS e smalto. Qualcuno pensa che il 1010 non sia elastico.
il grande vantaggio del 1010 CFS degli additivi. Mettiamo in opera anche un altro foglio di compensato per la parte interna, sempre incollato in maniera strutturale.